volevo dirvi una cosa, tutti. Vieni Antonio, vieni qua. Antonio! Siamo qua ad accogliervi, io il Presidente del Consiglio, l'assessore Nicita e il consigliere Allegra. Mercoledì sera abbiamo Consiglio Comunale, tutti quanti siete invitati al Consiglio Comunale per essere premiati, in qualche modo per essere, vogliamo darvi il ringraziamento del Comune di Rocco Lamera sicuramente e della Riviera Ionica. Quindi a che ora è il Consiglio Comunale? È alle 8. Alle 8 ci vediamo là e in anticipo facciamo questa cosa. Poi naturalmente daremo una menzione speciale ai vincitori delle medaglie d'oro e medaglie d'argento. Però avete tenuto alto, io sono rimasto emozionato dal messaggio che mi ha mandato Emanuele Sparacini. Abbiamo tenuto alto l'onore della Riviera Ionica e questa missione compiuta, indipendentemente dalle medaglie che abbiamo fatto. Auguri, complimenti, scendiamo. Di qua sindaco. Avevamo dato agli atleti della Riviera Ionica una missione che hanno adempiuto nel migliore dei modi, quello di tenere alto sul piano sportivo, sul piano del comportamento, il nome della Riviera Ionica. Sono andate oltre le più rosee previsioni, sono stati bravi, hanno vinto tante medaglie d'oro, medaglie d'argento, ancora una volta Rocco Lamera e la Riviera Ionica si dimostrano di essere un centro importante per lo sport, un centro importante anche per l'educazione dei ragazzi. Un grazie particolare a Emanuele Sparacino che con tanta pazienza, con tanta abnegazione ha saputo portare e assemblare una grande associazione, una grande società. Da parte nostra c'è la soddisfazione di avere ottenuto un grande successo sul piano sportivo, ma anche un grande successo sul piano del comportamento dei ragazzi. Io credo che tutti quanti, anche quelli che non hanno vinto la coppa e la medaglia d'oro per quanto riguarda la buona educazione, per quanto riguarda il buon nome e l'alta credibilità della Riviera Ionica. E questo è il risultato più importante. Bene, intanto ringrazio il sindaco pure per tutti i comuni che ci hanno aiutato a questo grande evento. Il bilancio, ci siamo presentati con 15 atleti su 19 competizioni e abbiamo portato 10 medaglie, di cui 6 ori, 3 argenti e un bronzo. Credo che come bilancio più delle nostre aspettative, anche perché i ragazzi che non sono saliti sul podio hanno fatto delle ottime prestazioni e chi è arrivato ai quarti, chi si è fermato agli ottavi, ai quarti finali, però tutti hanno fatto il suo meglio perché gli avversari erano abbastanza tosti, era una gara veramente grossa e c'era l'80% del mondo presente e gli avversari erano veramente tosti, hanno fatto più di quello che potevano fare, mi hanno veramente sbalordito i miei ragazzi, si sono comportati bene, non ho da rimproverargli niente, ai vincitori e ai non vincitori perché hanno fatto bene, qualcuno è stato un pochettino penalizzato da qualche piccolo evento arbitrale, ma tutto sommato va bene così.